Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio farvi il video su come torniamo un po' agli inizi e vi faccio vedere un makeup tutorial, e cioè il mio trucco di ogni giorno. Vi faccio vedere i prodotti che sto usando in questo periodo, con i quali mi sto trovando molto bene, ed è un po' un trucco adatto, insomma, ad ogni giorno, così come dice il titolo. Quindi vado alle ciance, iniziamo subito. Primo prodotto che uso è, allora, in realtà ho applicato il collirio perché io ho sempre gli occhi arrossati la mattina, e quindi la prima cosa che faccio è applicare il collirio, altrimenti quando vado a mettere la matita, il disastro. Poi vado a stendere il The Pore Professional di Benefit. Questo è il Pearl Primer. Vi ho parlato di questo primer anche su Instagram Stories. Mi sto trovando molto bene. Inizialmente ero un po' preoccupata perché vedendolo perlato mi dicevo io ho la pelle mista. Anzi, prima andiamo a legare questo ciuffo di capelli. Voilà, così, questo coso, ok? E ero un po' preoccupata perché mi sono detta no, ok, Pearl Primer non fa per me, io ho bisogno di primer opacizzanti, ragazzi, che mi tolgano quel cavolo di effetto lucido terribile. E poi l'ho provato e mi sono innamorata di questo primer perché non rende assolutamente la pelle lucida, ma ti dà un minimo di luminosità all'incarnato che altrimenti con tanti primer poi tende il viso a diventare un pochino troppo opaco, quasi cenere, non so come spiegare. Quindi questo è molto molto bello, direttamente tra i preferiti. Poi andiamo a stendere il fondotinta. In questo periodo sto utilizzando due fondotinta che vado a mixare per trovare il mio colore. Allora, sono entrambi Dior Backstage, il Face and Body Foundation. Uno è colore 2N, uno è colore 4N. Presumo che il colore 3N andrebbe bene per noi. In realtà metto 3/4 di questo e poi una piccola piccola gocciolina di questo, anche se secondo me ormai la bronzatura l'ho persa e io andrei quasi quasi, no, però vedete che con le braccia questo tende ad essere ancora un pochino troppo chiaro. Vado comunque a stendere una piccola piccola gocciolina di questo che, cioè, a vederlo io non, cioè, mi sembra impossibile poter mettere un fondotinta del genere, ma andiamo a metterne poco 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 poco. Quindi ho steso il 2N e poi mini mini gocciolina molto timida del 4N. Inizialmente non mi piaceva affatto, ah, tra l'altro una nuova beauty blender colore nero, e tra l'altro non mi piaceva affatto inizialmente questo fondotinta, e poi non so come un giorno non sapevo quale fondotinta utilizzare, mi sono detta boh, usiamo questo. Ragazzi, ho cambiato idea, cioè non so, io non lo so come l'ho steso il primo giorno, ma poi mi è piaciuto e quindi adesso lo uso. E ma ho l'impressione che con il fondotinta mi succeda spesso, nel senso che anche con quello Fenty Beauty alla fine mi era capitato, perché inizialmente non mi piaceva e poi invece adesso mi piace, quindi forse devo solo imparare a stendere il fondotinta, nel senso che al primo tentativo non riesco bene ad inquadrare il fondotinta e ho bisogno di qualche tentativo in più per vedere un po' come si comporta. Ok, ho fatto una passata molto 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 leggera ed è impercettibile, non si vede assolutamente. Vado ad aggiungerne un po' perché soprattutto adesso che almeno qui a Trieste fa freddino, ragazzi, ieri c'erano 15 gradi, ecco spiegate le mie maniche lunghe, e vi dico la verità che la pelle tende ad essere un pochino più arrossata, quindi ho bisogno di un pochino di coverage in più. Andiamo a picchiettare ancora un po' di prodotto. Come al solito passo anche sulle labbra per andare a schiarirle un po', altrimenti le mie labbra sono così scure che qualsiasi rossetto io poi vado ad applicarci sopra avrà il sottotono delle mie labbra, perché non, sì, sono troppo scure. Io ho sempre odiato il colore delle mie labbra, non mi è mai piaciuto e l'ho sempre 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 schiarito. Ok, una volta che ho finito di applicare il fondotinta vado con la parte laterale della spugnetta, cioè quella pulita, vado un attimino a picchiettare per pressare per bene il fondotinta nella pelle ed ho un effetto ancora più naturale. Giusto velocissimamente, ricordate solo di picchiettare perché se vado a trascinare vado a toglierlo. Poi aggiungo un po' di fondotinta anche ai lati del viso, così lo sfumo giù verso il collo, che spesso mi dite tu non sfumi il fondotinta giù verso il collo ed è gravissimo, quindi lo sto facendo. Poi andrei, tra l'altro non so perché, ma mi sembra che questo beauty blender scura sia più morbida, forse una mia sensazione. Poi allora, ah sì, correttore. Come correttore sto usando questo di Lancome, è il
non lo so, il nome non si legge più. Praticamente tutto quello che c'era scritto su questo tubetto se ne sta andando e si vede soltanto la scritta Lancome e lunga tenuta, quindi altro non so dirvi. Comunque questo è, insomma, lo trovate se volete, e mi piace molto questo correttore perché è... Allora, beh, uno, io amo i correttori liquidi, quindi mi trovo bene. Numero due, è coprente ma non troppo, si sfuma bene, non mi va nelle pieghette, o perlomeno non esageratamente, perché ragazzi, diciamoci la verità, è inevitabile, tutti i correttori vanno nelle pieghette, a meno che voi non siate degli alieni che praticamente, non lo so, non hanno le pieghette, però a me succede un po' con tutti i correttori, però diciamo che con questo di meno, ok? Poi ne prendo un po' e lo metto anche tra le sopracciglia e al centro della fronte. Sfumiamo per bene. Tra l'altro sono l'unica ad essere felice che stia iniziando l'autunno. Boh, vabbè che a novembre è il mio compleanno, quindi l'inizio dell'autunno mi piace sempre perché sta arrivando il mio compleanno. Ma poi Halloween, ragazzi, io amo Halloween, cioè è una delle mie feste preferite, Halloween e Natale. Io amo, quindi non vedo l'ora che arrivi Halloween. Sto già pensando a cosa fare, tra l'altro, che poi, cioè, l'estate è finita l'altro ieri, io sto già pensando a cosa fare ad Halloween, però no, vi giuro, mi piace troppo. Ok, direi che ci siamo, vedete che è una base comunque molto naturale. Oddio, qui c'è un brufoletto. Copriamo il brufoletto, io odio i brufoletti. Però devo dire che è un periodo, toccare naso, battere su legno, tocchiamo ferro, qualsiasi roba. Ok, adesso posso dirlo, che è un periodo che non ho brufoli, nonostante io abbia terminato il mio periodo di antibiotico contro l'acne da un bel po' ormai. È un periodo che non ho brufoli, al massimo ecco tipo un mini brufoletto qua, però niente di che. E probabilmente la skincare che sto utilizzando funziona bene. Allora, poi Cipria, mi sono dimenticata i pennelli, vado a prendere i pennelli. Ci siamo, Cipria, uso, allora è zozzissima perché la uso davvero ogni giorno, ed è quella di Becca Cosmetics, è in polvere ed è quella che ti fa l'effetto bagnato, che io non lo sapevo, quando mi è arrivata ve l'ho fatta vedere e voi avete scritto in tantissimi: Nicole, questa è quella che ti fa sentire come un effetto bagnato quando la applichi. Io, ah sì, boh, cioè, mi sta benissimo. Comunque devo dire che mi piace molto, non solo per l'effetto bagnato che ti dà, ma perché mi piace come tiene il trucco. Bisogna però, visto che c'è questo effetto bagnato, tu quando lo applichi sei tutto rinfrescato eccetera, devi stare attento a non metterne troppa, perché mi è capitato, quindi vado leggera, tanto fuori c'è una bora terribile, ragazzi, cioè la bora di Trieste non scherza affatto, voi lo sapete, insomma, se ci siete mai stati in un periodo di bora, e quindi, cioè, pure se non mettessi la cipria avrei comunque la pelle super asciutta. Ok, ci siamo, poi, allora, vado ad applicare, non vi ho detto il numero di questa cipria di Becca, in realtà non lo so, Hydra Mist Setter Refresh Powder, non credo abbia un numero, penso ci sia solo questa. Poi vado ad applicare il blush. Allora, blush uso quello che mi è appena arrivato da Dior della collezione autunnale, ed è il Rouge Blush numero 459. Molto carino, molto carino, molto naturale, senza sbrilluccichi vari, e sì, è un colore neutro, molto elegante, secondo me è carino. Non voglio esagerare con il blush, cioè ultimamente cerco di fare trucchi un po' più naturali, boh, non lo so perché, e quindi vado leggera. Anche se so benissimo dove applicarlo il blush, io mi sono, cioè ho iniziato a truccarmi dicendo ok, perché quando imparavo mi dicevo ok, allora devo sorridere per intravedere dove applicare il blush, e io dopo tipo 10 anni continuo a sorridere nonostante io sappia benissimo dove applicarlo, non so perché. Ok, ce l'ho fatta. Poi vado a stendere la cipria, ragazzi, questa è di Marc Jacobs Tutru ed è la Instamark numero 40, ed ha in realtà, mamma mia, è zozzissima, ed ha in realtà da una parte la terra, che è quella che uso, e dall'altra parte c'è questo, boh, penso sia tipo una cipria, però è seriamente troppo gialla. Io infatti questa parte non la uso proprio, uso solo la parte della terra. La stendo con il mitico pennello a ventaglio. Mi chiedete in tantissimi che pennello è. Allora, io a malapena riesco ancora ad intravedere la scritta, ragazzi. È di Sedona Lace, però non so dirvi il numero perché non riesco più a leggerlo. Comunque Sedona Lace, c'è il sito internet, penso che esista ancora, insomma, si possa ordinare. A me l'hanno mandato
diversi anni fa, ho iniziato ad usarlo l'anno scorso, credo, una roba del genere. Faccio un po' di contouring, anche qui leggero, non voglio esagerare. Penso che avrò innescato una rivolta, nel senso che adesso tutti quelli che amano l'estate, che sono tristi perché sta finendo, anzi perché è finita l'estate, mi scriveranno offese e insulti vari. Ma perché tu ami Halloween? Vergognati, l'estate, il mare, il sole, il caldo. Sì, lo so, però a me piace sia l'estate che Halloween. Che cosa ci devo fare? Cioè, io sono felice che inizi l'autunno. E stessa cosa da questa parte. Un po' sotto il collo e un po' sul collo. È difficile quando finisce l'estate perché non sai mai che colore di fondotinta devi mettere. Cioè, sto cercando di regolarmi a seconda del collo, però comunque il collo è comunque più chiaro delle mani, cioè delle braccia. È veramente seriamente difficile, ragazzi. Comunque, poi capite, the struggle is real. Poi base per l'ombretto uso la Too Faced Shadow Insurance. Mi sto trovando molto bene con questa base, però bisogna sempre shakerarla un po', perché altrimenti rischi che ti esce solo un olio strano inizialmente. E ne basta anche poca. Anche qui cerco di non esagerare, perché in passato stendevo seriamente troppo primer occhi e poi mi veniva tutto il trucco, so come impastato, poco naturale. Poi al lato vado a picchiettare con il beauty blender, perché a volte si vede dove finisce il primer e c'è tipo una linea che detesto, ma succede anche a voi, perché non ho mai sentito nessuno dire di questa cosa, però a me succede, quindi picchietto per sfumare. Alright. Poi vado a prendere, allora, la palette che sto usando in questo periodo non è una novità, però ragazzi io mi ci trovo benissimo, è la Naked Ultimate Basics di Urban Decay. Questi sono i colori, tutti molto neutri, naturali, tutti opachi, il che mi piace molto. Il pennello è scomparso non si sa dove, perché è una palette di uno o due anni fa, però i colori che vado ad usare oggi saranno questo e poi questi due marroncini. A volte uso anche questo, però oggi voglio un trucco un po' più naturale, quindi eviteremo questo marroncino caldo, anche se ragazzi è un colore bellissimo. Allora, con questo pennello prelevo il colore più chiaro, lo applico su tutta la palpebra mobile fissa, quindi sotto il sopracciglio fino alle ciglia. Anche qui vado leggera, perché una volta tendevo veramente a mettere troppo prodotto, visto che nei vecchi video si veda, ma non so se qualcuno l'ha mai notato, però ve lo dico io. Poi con il pennello un po' più morbido da piega vado a selezionare Faith, questo colore marroncino chiaro. Lo stendo nella piega dell'occhio. Anche qui cerco di andare molto leggera e caricare a strati, tra virgolette. Inizio dall'esterno, poi porto il colore fino all'angolo interno. Ok, adesso prendo il marroncino un pochino più scuro e lo stendo all'interno della piega senza salire, però, quindi soltanto qui. Poi pennello piatto, vado a prendere il marroncino più chiaro e lo stendo su tutta la palpebra mobile. È effettivamente un trucco anche molto molto veloce questo, perché io di solito ci metto 10-15 minuti a farlo, quindi magari adesso che chiacchiero con voi ci metto di più, eccetera, ma è anche, devo dire, molto molto veloce da realizzare. Magari se avete poco tempo è perfetto, che io ho sempre poco tempo perché sono sempre 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 in ritardo, ragazzi. Cioè io non ci posso fare niente, ma mi capita così. Cioè io cerco di prepararmi per tempo e poi è l'orologio che va avanti da solo. Cioè io non riesco a capire. Cioè sì, va avanti da solo, ma più velocemente, ve lo giuro. Cioè io non so. Ok, adesso sempre con lo stesso pennello, perché noi siamo pigri e non abbiamo voglia di prendere pencil brush, sempre con lo stesso pennello vado a prelevare il marrone scuro e lo stendo sotto, lungo le ciglia. Poi, sempre con lo stesso pennello naturalmente, perché continuiamo ad essere pigri, prendo il colore più scuro e lo picchietto all'esterno della palpebra mobile.
poi riprendo il pennello che ho usato inizialmente per applicare il tutto e vado a sfumare per bene, perché nonostante i due colori siano molto simili voglio comunque essere sicura di non avere patacche orribili. Ma perché faccio sempre queste facce assurde quando mi trucco? Io vedo le beauty guru che sono tipo... Quando si truccano io sono tipo... Cioè veramente osceno. Vabbè, prendo un pennello teoricamente pulito, o che comunque ho usato solo per le sfumature, e vado a sfumare, sembra ovvio, il tutto un po' attorno all'ombretto. Questo trucco poi è bello perché va bene sia sugli occhi chiari che sugli occhi scuri, perché essendo toni così neutri stanno bene veramente veramente a qualsiasi colore di occhi. Con la Beauty Blender vado e sfumo un attimino, cioè vado più o meno, più che sfumare vado a correggere gli errori, se sono scesa un po' troppo con l'ombretto vado a pulire, e poi visto che ho usato la Beauty Blender vado anche un attimino a picchiettare quello che resta di cipria sul pennello così fisso e tutto. E poi allora adesso direi che possiamo passare alla matita. Allora uso questa, è sempre questa, mi trovo molto bene, la 24/7 Glide On Eye Pencil di Urban Decay. Questo nome me lo ricordo senza leggere, vuol dire che la uso davvero tanto, perché io i nomi non li ricordo mai dei prodotti. E vado a stendere una linea molto 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 sottile, tra l'altro notare che strana è la punta di questa matita. E vado a stendere una linea super 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 sottile sopra, sulle ciglia. Ok, matita anche all'interno dell'occhio, rigorosamente, non chiedetemi perché, ma anche se il trucco è super naturale mi piace la matita all'interno dell'occhio. Sapete che vi dico? Oggi faremo uno step extra, nonostante siamo pigri, ma facciamo uno step extra e vado a stendere la matita anche all'interno della rima superiore, quindi, cioè, fatemi gli auguri perché non è mai un'impresa facile, infatti... Dio, ma perché è sempre così complicato? Però lo faccio da secoli. No, vabbè, non riesco proprio ad abituarmi alla matita all'interno dell'occhio, oppure sbavato, però ti dà quell'intensità in più all'occhio che è veramente super, anche se è difficile, merita. Ok, chiudi così, non ce la faccio, altrimenti mi cavo un occhio. A questo punto direi che possiamo, ma sì dai, andiamo a prendere il pencil brush, visto che comunque insomma un pennello dovevo prenderlo, quindi uno vale l'altro, e vado a non lo so perché sono così pigra oggi, vado a prendere il pencil brush e lo stendo bene su tutta la linea di matita, così lo sfumo, mi raccomando sempre verso l'alto perché ho fatto spesso l'errore di sfumare così e non è un bel vedere. Quindi sempre sempre verso l'alto, anche se la linea è talmente sottile che alla fin fine non serve nemmeno sfumarla tanto, perché poi con il mascara praticamente non si vede. Poi mascara, allora sto usando questo di Marc Jacobs ed è il Black Hair, insomma nero, e Omega Lash come si chiama, non sono sicura. Comunque questo mascara mi piace molto, però penso si sia un po' asciugato, solo che non riesco proprio a non usarlo perché non sbava, non mi lascia, tanti mascara mi piacciono. Un problema del Bad Girl Bang ad esempio è che è uno dei miei mascara preferiti, assieme al Better Than Sex hanno entrambi questo problema, sono pazzeschi, cioè mi fanno le ciglia belle, voluminose, lunghe, strafighe, ti lo metti tutto, dove la chi più ne no, metta, però ragazzi a fine giornata mi ritrovo con i puntini neri sopra l'ombretto ed è una cosa che mi dà fastidio, forse sono troppo liquidi, forse sono io che comunque la forma del mio occhio fa sì che le ciglia tocchino la palpebra fissa qua sopra, sotto il sopracciglio, però fatto sta che mi macchiano e quindi ultimamente evito di usarli, nonostante mi piacciono un sacco, forse magari adesso che l'estate è finita potrei ritornare ad usarli, però questo non mi dà quel problema, forse perché è tremendamente asciutto e dovrei sinceramente cambiarlo, e un sacco di nuovi mascara peraltro, però mi ostino ad usare questo, don't judge ragazzi, e tra l'altro cadono anche pezzetti di questo mascara perché sicuramente è sinceramente
non voglio dire scaduto, ecco, però un pochino asciutto lo è, però mi piace l'effetto che mi dà e mi piace il fatto che sia secco e non sbava e non mi ritrovo tutti quei puntini sopra l'occhio. Ovviamente tanto mascara anche sulle ciglia inferiori, non risparmiamo mai sul mascara qua su questo canale, questo si sa credo ormai. Cioè guardate la differenza mascara senza mascara, secondo me è pazzesco questo. E ci metto un bel po' perché è così secco, ma non prendete il mio esempio ragazzi, questo forse è un makeup tutorial che non dovreste seguire proprio alla lettera. Ho usato un mascara che non sia secco, vi prego. Cioè è talmente secco che con questa parte dello scovolino ho toccato il mio naso e non me l'ha nemmeno macchiato. Cioè tanto per farvi un'idea, come non truccare, cioè dopo i video su come non cucinare con Nicole potrei fare i video su come non truccarsi con Nicole. Ok, con gli occhi mi sa che abbiamo fatto. Lo dicevo sempre nei miei primi video, ok, con gli occhi abbiamo finito. Adesso passiamo alle sopracciglia. Uso sempre solo due prodotti, o il brow gel, no in realtà tre, o il brow gel di Mesauda, o il brow gel e la matita di Benefit, io amo i prodotti di Benefit per le sopracciglia, oppure la matita Diego Dalla Palma, quella solita classica matita colore 101. Non vado, se devo fare un trucco veloce così da tutti i giorni, non vado a renderle troppo definite, vado semplicemente a riempire un po' gli spazi e poi disegno questa prima parte che è piuttosto rada nelle mie sopracciglia. Tra l'altro sono l'unica che le sopracciglia se le deve fare ogni giorno, cioè a me crescono velocissime ragazzi e ho i peletti tipo fino a qua, cioè una roba incredibile, ma le mie sopracciglia naturalmente sono super spesse, super folte, super, cioè veramente, io non lo so. Poi c'è una parte qui dove non crescono proprio, quindi questo devo sempre 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 disegnarla con la matita, che è questa zona qua. Hanno una forma molto strana le mie sopracciglia, veramente non una bella forma, quindi è stato anche difficile per me dar loro una forma. E non sono mai mai uguali. È una vita che ci litigo perché questa non è uguale a questa e mi è sempre dato tanto tanto fastidio, ma come si dice, le sopracciglia sono sorelle, non gemelle. Direi che può bastare. Con lo scovolino dall'altra parte, pettinino, vado a pettinarle verso l'alto da questa parte e poi verso l'esterno, verso l'alto e poi verso l'esterno. Alright, adesso basta. Che cosa manca? Manca soltanto il rossetto. Direi che abbiamo finito, siamo stati velocissimi. Allora, vado ad usare il... Allora, questo è un sempreverde sul mio canale, ragazzi. Io continuo ad amare questo rossetto ed è il Faux, scritto Faux, di MAC. Come finish è un satin, quindi non è proprio super super matte, ma è satinato. Lo amo, non ci posso fare nulla, infatti guardate, e sarà tipo il terzo che finisco. Cioè secondo me è proprio il colore perfetto per le mie labbra. Questo è quanto ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video. Ovviamente il rossetto non va rimesso tra gli altri trucchi, ma va messo in borsetta e per i ritocchi. E questo è quanto, spero vi sia piaciuto, possiamo togliere anche questo coso, che non so come si chiami, ma è molto figo, perché non ti fa segni nei capelli. Ok, questo è quanto ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuto questo trucco, fatemi sapere se lo rifate, anche simile, anche se non con gli stessi prodotti eccetera, perché secondo me è veloce ed effetto, è naturale, non è troppo esagerato, quindi è perfetto per uno. Per ogni giorno e basta, questo è quanto. Bacio grandissimo mia family, ricordate sempre che vi voglio tanto 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 bene, bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video, ciao.